cambia, siamo noi. Siamo a Catania, in quello che è stato definito il quadrilatero del latte. Siamo in una porzione di centro storico a pochi metri dal Duomo. È un'area in cui c'erano tantissime botteghe chiuse. Il progetto è nato proprio guardando queste botteghe chiuse. Tutte queste botteghe erano appetibili anche da altre attività di tipo commerciale che si stavano diffondendo in città. Molto c'era la crescita dei pub con rum e pera a un euro, con gli shortini per i ragazzini molto giovani. Abbiamo un po' temuto che un po' l'identità che già aveva questa via, che in passato avevo ospitato tante gallerie d'arte, un po' si potesse perdere quell'identità. Per cui abbiamo ritenuto che, provando a riaprire le botteghe, nel momento in cui tutte le botteghe ovviamente venivano chiuse, noi abbiamo accettato la sfida di provare a riaprire le botteghe. A far aprire i palazzi, perché nelle città ricostruite dopo il terremoto a Catania spesso ci sono dei cortili interni bellissimi, però ogni corte diventava un luogo di produzione culturale, di fruizione culturale. La scommessa è stata questa, devo dire che l'abbiamo vinta. Il nostro progetto si chiama Centro Contemporaneo, è nato nel 2013. Noi abbiamo sempre lavorato per ottenere una pedonalizzazione continua, perché parliamo in fondo di una via di pochi metri con 15 posti auto in tutto e una piazza con dei palazzi bellissimi. Quindi abbiamo spesso circoscritto le attività al fine settimana. In questo senso il venerdì, sabato e domenica un po' cambia il volto. Le auto lasciano il posto alle biciclette, ai fiori, alle piante, ai cittadini. Tutte le botteghe che abbiamo fatto riaprire con le nostre attività in questi anni rifioriscono di idee, di arte, di musica, di bellezza. Noi lavoriamo molto con gli artisti locali, ma ospitiamo anche artisti che vengono da fuori e ognuno trova il proprio spazio anche nelle attività degli altri. Sono tutte attività che hanno più o meno un'ispirazione di tipo artistico e artigianale, quindi dalle le gallerie d'arte oppure molti creativi che hanno bisogno di spazio e che campano con questo, quindi anche da questo punto di vista è stato un grandissimo successo. Quello che si è ottenuto, come è stato già detto, è che questa strada ha cambiato volto. Il problema è raggiungere quello che era l'obiettivo iniziale. L'obiettivo è riconquistare la città, cioè il vero obiettivo è questo. E non soltanto questa parte di città. E abbiamo visto invece che se ci si prova, ci si può anche riuscire. A marzo di 2 anni fa abbiamo incontrato un compositore di Valencia che si chiama Laurence Barber, il quale ha scritto una composizione, una partitura scritta per la città, e abbiamo fatto questo concerto per Campana e Musica Urbana con un coinvolgimento completo proprio della città. Sono arrivate persone, noi pensiamo intorno ai 20.000 persone. E soprattutto abbiamo coinvolto la città anche nella realizzazione, perché sui campanili sono salite le persone della città a suonare. La città è stata per la prima volta chiusa al traffico per 52 minuti, che era la durata della partitura. Catania è rimasta in silenzio e ha partecipato completamente proprio a questo bellissimo concerto che c'è stato. La prima volta che abbiamo provato a chiudere questa strada, di fatto siamo stati noi a essere sorpresi dalla reazione. Sono venute migliaia di persone con una voglia incredibile di riscoprire la città, con facce contente, gioiose, con i bambini. Nessuno sopra i 18 anni si sognava di andare in centro storico. Noi abbiamo dato una speranza a loro, secondo me questo è il pregio maggiore, forse addirittura anche più delle botteghe aperte, che poi sono causa ed effetto. La speranza dei cittadini di riprendersi il centro storico, di poter venire a passeggiare con i figli, di mangiare il gelato, di stare insieme, di chiacchierare fino a tardi.
l'Italia che cambia, vorrei che sia quello che deve cambiare fra 20 anni, e dobbiamo lavorare adesso per questo. Continuare ad offrire agli altri il bene che si prova quando si produce qualche cosa. Per me l'Italia che cambia è l'Italia della partecipazione, dei movimenti, dei cittadini che si organizzano autonomamente, che prendono spazi sottratti dalla politica o dalla mala politica.